Ciao, io sono Alberto Olla per MongoDBDaily.it. Questo è un approfondimento sul secondo approccio degli update focalizzato sulle array. MongoDB ci offre molti operatori per poter effettuare modifiche sugli array. In questa lezione cercheremo di vederli tutti. Innanzitutto, creiamo una collection separata e apposita per l'impresa, in cui utilizzeremo dei valori numerici per rendere più facile la comprensione. L'attributo A è di tipo array e, come ben sapete, gli array hanno un loro indice decimale interno. Ovviamente questo è presente anche su Mongo, quindi possiamo scrivere qualcosa come: abbiamo usato il punto come se avessimo voluto accedere ad un attributo di un sottodocumento e gli abbiamo settato un nuovo valore. L'indice interno degli array parte da 0 e di conseguenza, modificando l'elemento in posizione 2, in realtà modifichiamo il terzo. Questo era solo il riscaldamento. Adesso vediamo gli operatori specifici che ci mette a disposizione per la manipolazione. Abbiamo $push che serve per inserire un nuovo elemento in coda, quindi estende l'array tenendo conto dell'ordinamento. Se volessimo eliminare un elemento senza conoscere la sua posizione, possiamo usare $pull. In questo caso Mongo cercherà il valore specificato in tutte le posizioni dell'array e se lo trova lo elimina. Se invece volessimo eliminare elementi in base alla loro posizione e non al loro valore, come ad esempio i primi o gli ultimi elementi di un array, potremmo usare $pop. All'operatore pop dobbiamo passare il numero degli elementi da eliminare. In questo caso eliminerà il primo elemento presente nell'array, qualsiasi esso sia. Se invece inseriamo un valore negativo, partirebbe dalla fine, ad esempio con -1 eliminerebbe l'ultimo elemento. Abbiamo anche alcune varianti, come ad esempio push all e pull all, che ci permettono di fare la stessa cosa dell'operatore classico, ma per delle liste di valori. Push all si occuperà di aggiungere una lista di valori ad un array, in questo modo. Questo operatore non controllerà se ci sono doppioni o simili, aggiunge semplicemente in coda la lista degli elementi passati. Pull all invece si occupa di eliminarli, quindi scrivendo questo possiamo eliminare i valori dall'array a prescindere dalla posizione in cui si trovano. Abbiamo anche un ultimo operatore particolare che serve per quelle liste dove non vogliamo che nessun valore sia ripetuto, quindi degli array senza duplicazioni, ed è chiamato $addToSet, aggiungi nel set. Questo è l'unico operatore che si preoccupa della presenza del valore in un array prima di fare qualcosa. Infatti, se il valore non è presente nell'array, come in questo caso, lo aggiunge come se fosse un push, mentre se il valore è già presente, non fa assolutamente nulla. Adesso abbiamo finalmente visto tutti gli operatori che MongoDB ci offre per poter manipolare gli array. Li abbiamo provati, abbiamo fatto qualche test, quindi siamo in grado di scegliere quelli più adatti alle nostre esigenze. Quindi fatemi sapere se avete problemi. Il video è finito qui, se doveste avere difficoltà potete lasciare un commento qui sotto o venire sul sito mongodbitalia.it. Abbiamo il forum, abbiamo, insomma, è una community, possiamo ritrovarci tutti assieme.